come nel profondo abisso, il ricordo mi mostrava solo il buio. Mi rendeva fragile e sola, incosciente della mia esistenza. Ed il mio volto era soffocato dal ricordo di quel grigio periodo che frammentava il cielo col filo spinato e che mi isolava da tutto e da tutti. E dopo ci sono state rabbia, fragilità, isolamento, impotenza e quella cecità egoista che faceva riflettere il mio volto in quello dell'altro, che però, come me, aveva la sua identità, il suo nome. Come il matto allucinato alle sue visioni, io, accompagnata dalla mia esistenza calpestata, ero intollerante e vedevo solo me stessa negli altri. Ancora, come aghi conficcati tra le costole, riaffiorano i ricordi di quella brutalità disumana e quel che traspare in me è solo fastidio e rabbia per quelle che erano state le cause della pazzia. Nell'altro, un fascio di luce era sopravvissuto e mi dava forza. Così ho abbandonato disagio, tristezza, rabbia. Ed è così che, abbandonata la dipendenza da quei ricordi, i miei occhi si riaprono e mi fanno vedere oltre quei riflessi, rendendomi consapevole dell'esistenza mia e dell'altro. Thank you.
Se io non sono per me, chi è per me? E se io sono solo per me stesso, cosa sono davvero? E se non ora, quando?